Ciao da Nicoletta, sono sempre nello splendido lago di Lugano, una giornata splendida e proprio pensando al lago, stamattina ho trovato su internet il racconto del Colombre, uno squalo. È un racconto scritto da Buzzati, uno scrittore del Novecento. Narra questo: un padre prese un giorno il figlio, essendo lui capitano e marinaio, e lo portò con sé nella nave. Salparono tutti entusiasti di questa nuova esperienza di condivisione. Il bambino andò in giro per la nave appassionato, curioso. A un certo punto arrivò a poppa e vide un'ombra scura. Allora, tutto incuriosito, andò a chiamare il padre: papà, 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 vieni a vedere. Il padre arrivò e immediatamente si rabbuiò e gli disse: figlio mio, questo è uno squalo. C'è una leggenda che narra che questo squalo, ahimè, prende di mira la sua vittima e per tutta la vita, finché non è riuscito ad ammazzarla, gli starà dietro, lo seguirà, lo perseguiterà. Il padre, impaurito, fece inversione di rotta, tornò in porto con la nave e lasciò il figlio al porto, intimandogli di non andare mai più per mare e di stare attento. Il figlio impaurito cosa fece? Il figlio impaurito rimase a terra per tantissimi anni e ogni tanto la notte sognava questo squalo, ogni tanto andava a riva e vedeva proprio quest'ombra dello squalo che era lì ad attenderlo. E quindi condizionò tutta la sua vita pensando a questo squalo. Il padre morì. Il ragazzo divenne grande e navigò nei mari, però sempre con l'incombenza e la paura di quest'ombra che lo seguiva. Infatti, ogni volta che andava a vedere, trovava quest'ombra, vedeva questo squalo che lo stava inseguendo. Invecchiato, non aveva più nulla da perdere e pensò questo: dai, mi faccio calare in mare, avvolto da una gabbia, per verificare se ormai non perdo più nulla. Lo squalo andò da lui e gli consegnò la perla dei mari. Per tutta la vita l'aveva atteso, l'aveva aspettato, proprio perché voleva consegnargli questo prezioso gioiello e questa rarità, che era qualcosa che l'avrebbe reso felice. La morale della favola è questa: quante volte siamo condizionati dalle paure di altri? Quante volte una cosa che ci viene detta ci condiziona tutta la vita? Quante volte non siamo noi stessi e non siamo aperti a vivere le cose proprio perché abbiamo un colombre, questo squalo mitologico che è lì, pronto nella nostra testa, nel nostro inconscio, ad agguantarci ed ammazzarci metaforicamente? Come puoi affrontare questa paura che non è tua? Come puoi fare un passo oltre, andare nella vita e vivere serenamente ogni singolo momento? A te la risposta. Ciao da Nicoletta, da questo splendido luogo. È tutto, alla prossima. Ciao ciao!